A proposito di corse, tu di corse ne hai fatte tante. Sì. E io ho un filmato di te che proprio vai in bici come il tuo amico Cipollini. Chissà. Perché ti ho incontrato con Mario Cipollini, eh? Guardate, guardate. Ecco, è vero. Guardate, guardate Brosio, guardate come sì, va. Ero... Guardate come sta su. Guardate, sta per vincere, sta per arrivare. Guardate, guardate Paolino, sta anche parlando. A un certo punto cosa succede? Regia, questa ma non mi dite che l'avete tagliato. Hai un altro? No, questo è gli allenamenti. E poi questo? Qui faccio. No, cosa siete andati a prendere? No! Al Giro d'Italia, su Rai 3 in diretta. Lo voglio rivedere. Allora, rivediamolo. Allora, però, perché sennò sembro scemo. Lì prima no. Pedalavo come un matto, poi dopo cazzo. Allora, io ho questo mito della Paola Pezzo, la nostra campionessa olimpica, la ragazza bellissima. Cioè, un fenomeno, no? Ma l'hai buttata giù! No, allora, eravamo alla il giubileo, l'anno 2000, giubileo. Il Giro d'Italia parte da Roma. Sono stato il primo a partire alla crono veloce, facevo tutti gli ultimi 70 km ogni tappa, ho perso 11 kg, ero distrutto. Parto da... Si arriva alla tappa a Feltre in montagna. Io facevo il Giro d'Italia con Gigi Sgarbozza, che è un velocista degli anni 70, dei castelli romani, quindi che parla tutto romanesco. Io gli dico, guarda Gigi, io sono innamorato della Paola, fammi star vicino a lei che l'ha intervista. Poi, siccome il trasporto, lei scherzava, io mi sento di dargli un bacio, no? Mentre pedalavo a 35 all'ora, 40 facciamo all'ora. Televisione. Oh, io, no, avevo la bici da corsa, lei invece sì. È campionessa di mountain bike, quindi c'aveva il manubrio dritto. Fallo con me. No, tu c'hai il manubrio dritto, no? Dritto. Io c'ho quello così, sì. Lei è entrata dentro. Colpa sua? È entrata dentro il ricurvo, no? Il manubrio ricurvo, è entrata dentro. Siamo rimasti agganciati, io gli ho dato un bacio così, lei è venuta verso di me, sento Sgarbozza che fa, Buttiamoci a terra. Mali mortacci. È la verità, io ho detto quello che è successo, guarda Sgarbozza, la Paola Pezzo si è fratturata, si è incrinata una vertebra, una costola, io due costole, Sgarbozza era tutta una piaga, che mi guardava e diceva ma sei un cretino, ma che stai da baci, ma 40 all'ora invece che... E la Paola Pezzo ha saltato i campionati d'Italia. Per colpa di Paolo Brosio. Il giorno dopo, io e Sgarbozza, alle 5 del mattino, abbiamo fatto le tappe dello Dolomiti. Con la febbre a 40. Scusami, Paolino, ma avevi ancora questo fisico? Perché ho trovato questa foto di te dove Paolino Brosio...